Mamma mia, che bel pesce cane, che bello squalone. Oh, salve ragazzi, e ben ritornati a tutti. Sono qui col mio Pedro, il mio pesce cane, perché oggi andiamo a terminare i video sull'Aquastar Deep Star, appunto l'orologio di tantissimi subacquei, tra cui Jacques Cousteau, famoso appunto per i suoi squali. Infatti oggi lo omaggiamo con la maglia dello squalo, e anche con questo bellissimo aggeggio che replica la musica e le immagini dello squalo, che non riesco neanche a spegnere se spengo. Poi vabbè, i fenicotteri perché danno colore alla faccenda. No, appunto, il video conclusivo dell'Aquastar, volevo farlo al mare, non sono riuscito perché c'era, credetemi, troppo vento, troppe persone, non si sentiva niente. Era un casino, c'era un casino di acqua, un casino di sabbia, un casino di vento, il cane andava dentro l'acqua, insomma, uno sbattimento generale. E allora lo facciamo qua. Parliamo appunto dell'Aquastar Deep Star, che vi farò vedere in questo momento meglio. Tempo di infilarmi il guanto. Pedro, basta, basta. Prego, se la mia valletta si avvicina. Faccio vedere l'orologio, il mio è il quadrante grigio Soleil. Molto bello, montato il Tropic di serie con la fibbia logata Aquastar. Guardate, la ghiera è completamente lucida bidirezionale e vuole essere una sorta di un piccolo computer di bordo per la subacquea, quindi ci sono riportate anche una serie di indicazioni che io ovviamente non so leggere perché sono un caprone, però che dovrebbero indicare anche i tempi di decompressione. Tipico dell'orologio il sottoquadrante dei minuti, dei 30 minuti cronografici sproporzionato. Dall'altra parte abbiamo una doppia freccia che vuole semplicemente simboleggiare il corretto funzionamento dell'orologio, ovviamente sfera minuti, ore e secondi cronografici. Tasti a pompa, corona vite logata Aquastar. I tasti a pompa hanno la particolarità, se non ho preso un abbaglio, scusate il rumore d'acqua, ma il cane sta bevendo perché è un cammello più che un cane, hanno la particolarità che possono essere azionati, mi sembra di aver capito, anche fino a 50 metri sott'acqua. Quadrante è un grigio Soleil, molto molto bello, sarebbe più bello alla luce del sole, però ripeto, il mare c'era rumore, e qua è tutta settimana che c'è nuvolo e quindi portate pazienza. Scritta Aquastar, Deep Star, potete vedere l'orologio ha uno spessore importante, un lug to lug altrettanto importante, un diametro di 42, è insomma un orologione, quindi adatto a polsi abbondanti. Perché vi dico questo? Perché stanno facendo adesso, in questo preciso momento, stanno riproponendo, se non è andato sold out, lo stesso orologio in versione da 39, mi pare. E tutti qui grideranno il solito miracolo: oh, finalmente l'hanno fatto a 39, sta bene sul mio polso e tutto quello che volete. Non lo so, perché questo orologio è spesso 15 mm e 2, 15 mm e 3 circa, e sono tanti, ma su un diametro di 42 la cosa viene un attimino digerita, viene un attimino spalmata. Su un diametro di 39 fa molto più l'effetto tombino, perché l'orologio risulta logicamente più compatto per quello che è il suo diametro, ma ne consegue che lo spessore rimane invariato, anche perché monta lo stesso calibro, che è un calibro la Jouperet su base 77-50 con modifica di ruota colonne, e più un'altra serie di ottimizzazioni varie. Questo cosa comporta? È un pregio, sicuramente sì. Il calibro è anche molto bello da vedere, il fondello è chiuso, riporta solo la scritta Aquastar con il numero progressivo dell'orologio che è limitato, erano 300 pezzi per colore. E, il movimento è bello, è esclusivo, però io ho avuto un problema sul movimento. Come sapete dal video che avevo girato anche in precedenza, sono stato costretto a mandarlo in assistenza. E sono stato costretto a farlo, l'orologio è stato via 5 mesi perché appunto aveva questo calibro Jouperet. Se avesse avuto un 77-50 standard, me la sarei cavata con molto meno. Quindi questo per dirvi cosa?
Piccolo consiglio così fuori dalle righe: quando comprate dei brand come questi, che sono tra virgolette poco più di un micro brand, fate attenzione perché se hanno un movimento, in questo caso diciamo proprietario in house, occorre sempre mandarli là per l'assistenza. Cos'hai da brontolare? Vieni qua, squalone, vieni che ti do un fenicottero. E quindi insomma sono cose da tenere conto. E dopodiché sono anche orologi costosi, quindi bisogna farci anche i calcoli prima di prenderli. È tutta roba molto bella, molto affascinante. La storia della subacquea, Maillol, Jacques Cousteau, un orologio stranissimo che non assomiglia a nessun altro. Però bisogna, ripeto, fare i conti anche col prezzo, che sono orologi costosi. Quindi, come detto già le altre volte, vanno presi quando secondo me la collezione è già arrivata a un certo punto, oppure nel caso sia proprio amore. Detto questo, va tenuto anche conto, come ho detto prima, di quello che è il loro movimento, del fatto che ha un'affidabilità che nel mio caso non è stato un granché, il servizio lasciamo stare perché sono passati 5 mesi, e quindi diciamo che ci sono tante alternative. Però diciamo anche che questo orologio qua è unico nel suo genere. Per chi come me è appassionato di subacquea, di squali, di fenicotteri, di pescecani, è un oggetto veramente, veramente notevole. Va bene, penso di aver detto già anche tutto. Mi sono dilungato anche troppo. Lo dico per i curiosi che diranno: ma hai coperto dietro le macchinine? Perché le ho mandate in officina. Le ho mandate in officina e nel prossimo video ce ne saranno delle altre. Adesso vi faccio un saluto. Faccio venire anche Pedro. Dove sei, topo? Faccio venire anche il mio bel pescecane che vi saluta tutti. Ragazzi, è stato come sempre un piacere. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, per quello che è, quindi un video molto leggero, spero di avervi anche un po' divertito, mettete like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Un saluto a tutti da me e da Pedro. Ciao!